lui ho inteso lanciare un po' uno spot su Sorrento, nel senso che ho raccolto, saranno una 15-20 film in cui è stato usato un mezzo per arrivarci, si arriva a Sorrento in tutti i modi. Lo slogan potrebbe essere questo: venite a Sorrento come volete, con qualsiasi mezzo, però arrivato a Sorrento il mezzo ideale per poter vedere questi posti e cose è la carrozzella. Ecco, purtroppo la carrozzella ne vediamo sempre di meno in Piazza Tasso, ogni anno ce ne manca qualcuno, per sfortuna, insomma. Allora io ho fatto questa prima parte di un assemblaggio di film italiani e stranieri in cui si vede l'arrivo. Il titolo è proprio questo: Sorrento si gira, puntini puntini in carrozzella. Si gira, allora, oltre ai film. Allora, signor tecnico, se vuole può spegnere le luci e possiamo andare con la proiezione. Dura 12 minuti, insomma, questo. 12 minuti di visione. Si vede? Film di Billy Wilder. Che cosa è successo tra tuo padre e tua madre? Viale delle Stelle.
Questo invece è nato per lo suono in Maruzzella, giù a Pichequenzo. Sono tutti spezzoni con la carrozzella. E questo è uno dei film tratti dal romanzo di Crawford, La Suora Bianca. È un film muto del 1915, no, questo è 23, che da Castellammare fino a Sorrento si segue con la carrozzella sulla strada e poi sulla strada di Positano. Ci la trovate queste parti. Questo è Lilian Gish, uno diciamo una Loren degli anni 20. Mito. Esattamente. Ciao, grazie. Insomma, di assemblaggi come questi se ne possono fare a decine, prendendo i vari particolarità di ogni film, insomma, dal cibo. Infatti 2 anni fa ci hanno organizzato a San Damiano proprio le serate Cibo e Cinema, i film sorrentini di a tavola. Grazie, grazie Tonino. Grazie a voi e, come dire, qualunque cosa sta a disposizione. Nino, che cosa vuoi condurre? Che vuoi trovare? Un particolare che dobbiamo segnalare, che io ho riportato nell'agenda film per film, le comparse locali. Quando si giravano i film a Sorrento, spesso molti sorrentini partecipavano. Tu hai partecipato a un paio di film. E io ci ho tenuto nella storia dei film di indicare anche i sorrentini che hanno partecipato come comparse, quindi chi lo ha fatto o chi sa qualcuno che l'ha fatto può andare a trovare il proprio nome. No, ma poi le scene, volevo farti un piccolo omaggio, perché le cose della vita sono strane delle volte. Io stavo rimettendo a posto delle carte prima di venire qui e mi è capitato tra le mani una cosa del comune di Sorrento del 1982, eri sindaco tu, sì. Allora è firmato proprio da te questo premio di poesia, in cui io stavo sempre all'estero in quegli anni, comunque non c'ero, ma fui convocata per una premiazione, e qui c'è il tutto, questa poesia che ve la leggo, è breve, scritta da me, perché c'ha un riferimento al luogo in cui siamo ed altre cose di Sorrento. 1982, 35 anni fa, dedicata a Nino, al sindaco e a tutta Sorrento. Per me tu sei ancora la stessa, Sorrento di sempre, ma è solo l'infanzia che torna correndo del tempo perduto portando i ricordi più amati. La strada che sale in collina assolata ancora l'odore di uva pigiata, il mare invernale coltiva sapori d'estate. Bagnato di pioggia, olibrina, un lucido nastro d'asfalto, il corso si srotola grigio tra case e oliveti. Nel chiostro, il salice flesso consegna alla notte i suoni e i sentieri di musiche note. Le bifore, ferme nel tempo, non sanno del tempo che passa. Non so, mia Sorrento, pensiero di oggi, che tempo di vita insieme vivremo, né come il tuo campanile vincerà il panorama. Non serve una sola canzone a reggere il sogno, né bastano il sole ed un mare violato a condurre i miei giorni e quelli degli altri. Giuliana, per voi. Grazie.